Ed eccoci ancora qui, carissimi amici ascoltatori, all'interno della nostra consueta rubrica Medicina Regione Lazio.it, interamente dedicata alla medicina, alla salute, alla prevenzione e al benessere. Tanti professionisti diversi e tanti argomenti molto interessanti. Oggi sono in compagnia, sempre sulle frequenze di Radio Roma Capitale, di un dottore osteopata e parleremo dell'osteopatia. Cos'è, come si caratterizza, quando nasce, insomma, vari aspetti che affronteremo evolvendo fino al giorno d'oggi e anche una sua visione su quello che potrebbe essere l'evoluzione futura. Condivideremo il tutto assieme al dottor Rosario Ciranni. Benvenuto all'interno della nostra rubrica. Grazie, ciao Riccardo, ciao a tutti. Grazie a lei dottor Ciranni, un saluto a tutti. Dunque iniziamo subito. L'osteopatia cos'è, come si caratterizza, su cosa va a intervenire e quando e come nasce? Ok, allora l'osteopatia è un metodo terapeutico manuale non invasivo che fu ideato dal dottor Andrew Taylor Steele nello stato della Virginia il 22 giugno del 1874. Si configura come una terapia manuale non alternativa, quanto piuttosto complementare rispetto alla medicina tradizionale, in quanto non è un'alternativa a quest'ultima, ma è un valore aggiunto, a completamento di, proprio perché il fine ultimo di entrambe è quello che definiamo benessere psicofisico del paziente. Ed è molto importante, a 360 gradi insomma si va ad agire sull'individuo e volevo invitare tutti coloro che sono in ascolto a condividere tutto questo tramite i canali social, sei presenti, ma naturalmente spesso è più importante il dialogo, la condivisione umana come sta avvenendo in questo momento. Ecco, quindi già si capisce in maniera chiara dalle sue parole, dottor Ciranni, che l'osteopatia va ad agire proprio sulle viscere, a livello interiore, a livello organico, anche biologico dell'essere umano, cercando delle cause e i dolori localizzati, no? Perfetto, sì, è una medicina olistica, quindi tende a visualizzare il paziente nella sua interezza, nella sua globalità, quindi non ha una visione distrettuale, quindi quando viene un paziente a studio e ci riferisce il sintomo del suo motivo di consulto, non andiamo a focalizzare la nostra attenzione interamente e unicamente su quel distretto, ma abbiamo una visione globale del paziente, in quanto uno dei principi fondamentali dell'osteopatia è l'unità corporea. Si ritiene che il sistema muscoloscheletrico, appunto come dicevi tu, il sistema viscerale e il sistema neurologico, quindi cranio sacrale, siano correlati tra di loro in un meccanismo di interdipendenza, quindi si influenzano reciprocamente. Ecco perché una disfunzione in uno di questi sistemi si può manifestare a livello sintomatologico anche in un altro sistema. E ci fa capire alla fine che tutti i nostri organi e parti del nostro corpo sono connessi, se non funziona qualcosa non può funzionare bene tutto il resto. E insomma è affascinante anche tutto questo, perché il corpo umano è una macchina perfetta. Quindi c'è sempre una causa, anche quando a livello locale non corrisponde a qualcosa, no? Spesso perfetto, si va a individuare il tutto. Ecco, però, dottor Ciranni, aspetti importanti nella gestione e conduzione del suo lavoro quotidianamente, anche nel rapporto che ha con i pazienti, che sono sempre diversi, cambiano le situazioni, le motivazioni sono di varia natura e insomma c'è anche un arricchimento umano in tutto questo. Insomma, quali sono gli aspetti che mette sempre in prima linea? Allora, io ho sempre creduto e continuo a credere tuttora che il rapporto che si instaura col paziente è di fondamentale importanza, sia per ricercare quella che è la causa primaria del sintomo, del motivo di consulto, e tramite cui poi andare a fare una sintesi logico-razionale che poi ti consente il trattamento, ed è importante anche instaurare un buon rapporto con il paziente per avere un feedback post-trattamento e un adeguato follow-up del paziente. Difficilmente a seguito della visita do un appuntamento, dico sempre, terminata la visita, di ricontattarmi nell'arco di 3-4 giorni, informarmi sul post trattamento, eventuali sintomi, cambiamenti, peggioramenti. Dico sempre che l'importante è che ci sia un cambiamento, nel bene o nel male, e in base poi a quello che il paziente mi riferisce impostare eventualmente un secondo o terzo trattamento. Ecco, quindi, che mi sembra anche una, insomma, una maniera efficace ed equilibrata di gestire il tutto, perché si dà modo anche al paziente, appunto sono tutti diversi, di elaborare un attimino, metabolizzare a livello fisico quello che si ha. Ecco, diciamo che c'è sempre un filo conduttore che le consente di gestire, penso a seconda dei casi e delle situazioni, il suo lavoro, e come detto
si prende tanto anche dalla persona che si ha di fronte. E quali sono le sue maggiori gratificazioni in questo senso, dottore? Allora, premetto che l'aspetto emotivo e psicologico è di fondamentale importanza, proprio perché avendo questa visione globale del paziente, quindi trattandolo nella sua interezza, anche l'aspetto psichico-emotivo è di fondamentale importanza, ed è importante proprio che il paziente sia attivo nella gestione della sua salute. L'obiettivo dell'osteopatia è proprio quello di andare a ricercare la salute, enfatizzare quello che è lo stato di salute del paziente. Le maggiori gratificazioni le ho quando il paziente mi riferisce che ha appunto percepito dei cambiamenti nella sua routine quotidiana. Poi ovviamente questo dipende dalla sintomatologia e dalle necessità terapeutiche, e anche nell'osteopatia in ambito pediatrico, che ritengo essere il caso più evidente di medicina a scopo preventivo, cioè si prende il piccolo paziente pediatrico per mano, lo si accompagna nelle varie fasi di crescita in relazione al sintomo che magari la mamma del bimbo ci può riferire, ma anche in relazione a quello che è lo sviluppo psicomotorio nelle varie fasi evolutive. E beh, questo è molto importante, sì. Perché insomma bisogna andare ad agire anche su determinate problematiche fin da piccoli, non tralasciare nulla al caso. Sì. Ecco, come è cambiato il mondo dell'osteopatia nel corso degli anni, dottore? Perché è un mondo, anche questo, in continua trasformazione e evoluzione, come altri. Non abbiamo accennato e sottolineato eventuali differenze riguardo alla fisioterapia, ma comunque, insomma, su questo si potrebbe fare anche un discorso a parte. Ma come è cambiata nel corso degli anni e quali cambiamenti appunto sono avvenuti? Allora, l'osteopatia nasce come un connubio tra scienza, ingegneria, biomeccanica. Infatti le materie principali di studio in ambito universitario sono l'anatomia, la fisiologia umana e la biomeccanica, per l'appunto. L'obiettivo di Steele quando creò l'osteopatia era di lasciarla pura. Infatti prima di morire disse: lasciatela pura, ragazzi, per quanto possibile. Ed è quello che cerchiamo di fare, nel senso che dietro alla medicina osteopatica c'è tutta una filosofia di valutazione, ma soprattutto anche di trattamento e di gestione del paziente, che non deve mai essere trascurata. Ovviamente questo dipende dal percorso universitario che una persona ha effettuato nel corso degli anni, dipende anche poi dalla propria esperienza personale a studio. Certo, anche quello fa la differenza, lato umano di chi c'è dietro. Ovviamente, come si dice, il mondo è bello perché è vario, e anche in questo campo tanti sono professionisti e ognuno ha un qualcosa diverso, come una fattispecie anche lei. Siamo giunti in conclusione, insomma, magari non c'è un episodio, ma ce ne sono tanti degni di nota nel suo percorso. E giungendo in conclusione, il suo futuro come osteopata e come potrebbe ulteriormente, perché ripetiamo, è sempre un mondo in continuo movimento, trasformazione, evoluzione, cambiare l'osteopatia in futuro? Allora, come dicevo prima, sto focalizzando i miei studi adesso in ambito pediatrico. Quindi una volta laureato in osteopatia ho avuto accesso a un master di specialistica triennale in osteopatia pediatrica all'ospedale Meyer di Firenze, e quindi sto cercando di approfondire proprio l'osteopatia in quanto medicina preventiva, quindi il trattamento dei piccoli pazienti pediatrici in relazione a quelli che sono poi i motivi di consulto principali, possono essere plagiocefalie posizionali, riflussi, colichette, disturbi del sonno. E qui diciamo che nel mio futuro mi auguro di approfondire ulteriormente questo aspetto e di rimanere sempre in linea a questi fattori, diciamo. Io le auguro davvero di farlo nel migliore dei modi. La ringrazio di aver partecipato alla nostra rubrica, averci concesso un'intervista. Insomma, qualcosa di significativo abbiamo condiviso, ci sono tanti altri aspetti, insomma lasciamo anche un po' gli ascoltatori l'approfondimento. Le auguro il meglio davvero per la sua attività futura di osteopata. Ricapitoliamo i contatti a disposizione: dottor Rosario Ciranni, osteopata. Il 377-9975-9 31 è il numero di cellulare. Indirizzo dello studio: Corso Centocelle 18, Civitavecchia, Roma. L'email: cirani.rosario@gmail.com. Un saluto e un ringraziamento ancora al dottor Rosario Ciranni. Un saluto a tutti. Grazie davvero. Grazie a tutti.